qui ci troviamo nella presentazione del film Il ragazzo della Giudeca e qui ci troviamo con l'avvocato che ha difeso in questo caso Carmelo Zappulla, che oltre a essere l'attore protagonista è una storia vissuta e ha interpretato se stesso. Ecco, come è andato, avvocato? Io premetto di trovarmi qua, come ho anticipato prima, in altra fede. Per me era accidentalità, perché Zappulla mi ha chiamato ieri notiziandomi del fatto che oggi ci sarebbe stata la proiezione della prima. E allora voleva sapere se io ci fossi venuto. Ho detto, guarda, io mi trovo a Roma per altre cose, stavo alla Corte d'Appello Militare di Roma. Ha detto no, allora resta perché è domani. Vabbè, ma era la curiosità che non ho risolto, perché io il film non l'ho visto. Io del film non so assolutamente niente se non quello che mi è stato, diciamo così, rappresentato dal mio amico di sempre, Carmelo, e da quello che ho avuto modo di vedere di volta in volta sul sito predisposto a tale finalità, che è proprio il sito Il ragazzo della Giudeca su Facebook. Quindi ho sommato notizie apprese di volta in volta. Il processo, possiamo parlare del processo e possiamo parlare per molto tempo. E posso parlare con cognizione di causa. Del film non posso assolutamente esprimere un'opinione, proprio perché mi manca il dato fondamentale, l'aver visto il film. Quindi non so fino a che punto ci sia romanzo, non so fino a che punto ci sia il vero. Certo è che, questo mi è stato confermato da Zappulla, la persona, l'attore bravissimo, perché Luigi Di Berti, sì, mi ha riferito Zappulla, ha reso un'ottima interpretazione, si chiama come me. Io nella realtà esisto come avvocato e quella frase che ho visto nel trailer, molto bella, me la riconosco mia, perché è, diciamo così, fissata nel tempo con una videoripresa durante la ringa, ma molti anni fa, cioè proprio nell'occorso di quella discussione. Poi, se si tratti di una romanzatura estrema che possa andare ad interessare il giudice o un pubblico ministero, questo io lo devo riservarmi ogni eventuale, certo, opinione. Ma del resto il la film frase il la vogliamo film, dire. Ma la frase era significativa, perché non era niente di particolare, niente, però rappresentava la chiamata in causa. Cioè, noi è un modo di dire, no? Per sentito dire, ecco, un gioco di parole, ma per pentito dire, nel momento io la ebbi a pronunciare, e la pronunciai ben 5 volte, con quella frase volevo rappresentare una, diciamo così, interpretazione di quella chiamata proprio nel giudizio a rispondere di un determinato fatto, cioè per le addetta del pentito, letteralmente, per pentito dire, io ritengo di poterla tradurre in italiano, se proprio si deve tradurre, proprio con questa espressione, a detta del pentito. Questo è. Sa significare, in altre parole, cosa è l'aver a giudizio una persona accusata di un fatto per il quale, lasciamo perdere la posizione dell'avvocato che va a difendere l'indifendibile, è tutta un'altra situazione, ma c'è poco spazio per sottrarsi alle responsabilità quando si viene, tra virgolette, beccati con le dita nella marmellata. Cosa è invece ricostruire la verità di un fatto proprio per le evocazioni dirette o indirette di altre persone che, per motivazioni rispettabilissime a loro imputabili, cioè scelte di collaborazione con la giustizia, ritengono di poter riferire in ordine ad un fatto. Assumono quella veste che viene definita di collaboratore di giustizia o anche nel gergo pentito, di conseguenza veniva fuori per me, per il modo di rapportarmi con la lingua italiana, che è sempre in evoluzione, con quella frase per pentito dire. Nulla di eccezionale. Però era, in realtà rappresentava la sostanza del dato accusatorio. Poi spetta ai giudici verificare la correttezza della propalazione, la rispondenza al vero, e quindi consacrare la responsabilità di una persona.
quando io conclusi alla fine, io dico una, dissi un'altra cosa che era molto bella. Io mi riconosco la mia dedizione agli studi classici, io adoro, non ritengo di poter discutere se non tengo presente delle icasie. Le icasie servono a rappresentarci con delle immagini, con delle scene, fatti per renderle anche più intelligenti, più intellegibili, non intelligenti. E io dissi, io adesso è ora di andare, dopo aver discusso tanto tempo, io a concludere e voi a decidere, signori giudici. A chi di noi spetti il compito più duro? Non lo sa nessuno, se non Dio. Certo. Perché era difficile il mio compito da difensore, che ritenni di aver assolto con coscienza, lealtà e onestà intellettuale, ma contemporaneamente avevo lasciato il testimone per quell'ardua sentenza, positiva o negativa, voglio dire confermativa di una responsabilità, proclamativa di un'innocenza, avevo lasciato quel compito alle persone che per ultimo dovevano, per forza di cosa, capire e dire quello che avevano capito. Non è quello dei giudici è il compito più difficile. Ed è per me il momento più importante della giurisdizione. Io ho sempre detto nei processi, ne faccio diversi, ho dato sempre la stessa importanza al soggetto, piccolo reato, grande reato, non ha importanza, e adempiere fedelmente ad una professione, convinto, con lealtà e probità di fare il proprio lavoro. Lei, terminata questa breve conversazione, io la ringrazio. È libero di trarre le sue conclusioni su un fatto, su un episodio che vede, e quindi può fare di un evento una rappresentazione sua e trarre una conclusione. Io la ringrazio. Noi avvocati, sì, perlomeno, e sono convinto di interpretare il vero ruolo dell'avvocato, noi abbiamo un giudizio di critica qualificato, io l'ho sempre detto. Il nostro giudizio di critica è qualificato, non è quello della persona qualunquista che sta fuori a un bar o in un giardino a commentare una notizia, un evento, così, perché è un momento speculativo del proprio essere uomo in quanto tale, essere umano in quanto tale. Noi abbiamo, a differenza delle persone normali, non perché noi siamo dei supereroi, assolutamente, ma per legge siamo rivestiti di un particolare diritto di critica, mio caro amico, che si chiama diritto sull'impugnazione. Un avvocato non deve mai, e non lo fa mai, abbandonarsi a, diciamo così, giudizi. Se una cosa non va bene, non si accetta un responso, noi siamo qualificati per legge a esternare il nostro disappunto davanti ad altra sede giudiziaria che si chiama la sede dell'impugnazione. Questa è una mia considerazione personale. Perché dico questo? Perché se ci fosse stato un giudizio di colpevolezza di Carmelo Zappulla, io avrei rispettato negli stessi termini e con le stesse modalità quella decisione, perché avrei potuto esternare da avvocato la mia doglianza, la mia critica a quella decisione in quella sede superiore che sarebbe stata la sede dell'appello. Io avvocato la ringrazio per questo messaggio, che è anche un messaggio di speranza per tante persone. Ma guardi, allora io sto preparando un libro che non pensavo di realizzare, io non sono uno scrittore. Riesco a fare questo lavoro da grande perché l'ho desiderato da piccolo. Io ho avuto mio padre avvocato, adesso ripeto, all'altro mondo, nel mondo dei giusti, era civilista, non sono diventato avvocato perché mio padre fosse tale, quindi mio padre per me non è stata una premessa fisiologica. Io rimasi innamorato negli anni 60 di quei telefilm americani che la neotelevisione ci trasmetteva, ed era Perry Mason. Perry Mason. È chiaro, sono rimasto innamorato da sempre, e quella abilità a dimostrare sempre, a scoprire il vero assassino, a dimostrare l'innocenza del malcapitato di turno. Cioè la giustizia, guardi, ha dei costi, non sono
i costi vili economici. Assolutamente, quelli rientrano nelle spese di gestione di qualsiasi bilancio, ogni amministrazione ha le proprie spese e la giustizia i costi economici ce li ha e sono anche notevoli. Ci sono i costi in tema di intelletti, esistono e sono la totalità, perché anche, si può anche, diciamo così, a un certo punto fuorviare da certe situazioni, ma sono sempre fatti isolati, ma sono sicuro che tutti quanti facciano sempre e solo il proprio dovere, magistrati in defca, e non c'è niente di più difficile dell'essere un magistrato. Io adoro la figura del magistrato, perché il magistrato rappresenta la giustizia. Non entro nelle non esposo la causa, attenzione, certo. né enfatizzo il ruolo più di tale, ma vi voglio dire che noi avvocati apportiamo il nostro contributo conoscitivo, ma per l'accertamento della verità. Però il magistrato è una persona che secondo me soffre ogni volta che deve prendere una decisione, qualunque essa sia, perché è un momento importantissimo la decisione. Le decisioni possono anche non piacere, certo. Ma come ci hanno insegnato gli antichi, e non si sbagliavano, lex, dura lex, sed lex, c'è poco da fare. Molte volte diciamo è innocente, è colpevole, sfortunato. Io ritengo che le persone che affrontino un processo lo affrontino per due circostanze, o perché sono colpevoli, o perché sono sfortunati. Essere sfortunati significa, nella sommatoria semplice, trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato. È chiaro? È come camminare sotto un tetto e ti cade una tegola in testa. I processi non è che si fanno perché si è colpevoli, perché si deve accettare la verità. E ha dei costi economici per l'imputato, di sofferenza, ma purtroppo funziona così, i processi non si è necessariamente colpevoli, non si è conseguenzialmente colpevoli e né innocenti, si fanno per accertare la verità. Questo è lo spirito del processo e Carmelo, come tanti altri, è capitato nella maglia della giustizia e quindi ha affrontato il processo, ha sofferto, ma non è l'unico, non certo. È stato l'ultimo e ce ne saranno altri, ma è purtroppo quello che succede. Speriamo siano sempre di meno e speriamo che incontrino un avvocato che persegua come lei. Secondo me siamo nella stragrande maggioranza. Io sono orgoglioso di identificarmi nell'avvocatura, perché è una professione intellettuale fatta e noi prestiamo un giuramento che è di lealtà e probità. E io sono sicuro che l'avvocatura dà sempre il meglio di se stessa. Ma noi siamo prestatori di mezzi e non di risultati. Perfetto, io la ringrazio e le faccio i miei complimenti di nuovo. Ma grazie. Assolutamente. Non... Arrivederci. Arrivederla.